PAC, Antonio Mazzitelli, ci conosciamo da molti anni. Ciao. Professore di vini. Professore di vino. Di vino. Ormai, di assur- di vino, ormai di vino. Assurgiamo. Al... E questa è la sua biblioteca di enologica, si dice così? Antonio. Si dice così. Di chicche enoiche. Dici qualcosa, io non bevo qualcosa. Beh, abbiamo molta Francia, i Chablis, i Sancerre, i Puy-Fumé e poi molti, chiaramente moltissime Italia. Ma che vuol dire questo? Questa è la Loira, per esempio. Questa è la Loira? I grandi Sauvignon di Loira. Questi è lo Chablis Premercu, quindi siamo in Alta Borgogna e così via. Abbiamo la Camargue. Questo cos'è? Camargue? Camargue, queste sono vini di Camargue. Dove ci stanno i zingari che ballano? I gabbiani, sì, i gabbiani loro sono, ci stanno, sono bravissimi. I, come si chiamano quelli che chiamavano bandolero? No, i Gypsy King. I Gypsy King. Qui dentro c'è il Gypsy King. Sì, sì, diamo un CD in omaggio dei Gypsy King. No, c'è proprio loro dentro piccolo che canta nel fondo della bottiglia. E poi un sacco, poi... di, un sacco d'Italia, Alto Adige, Piemonte Bianco. Aspetta. Chateau de la Cagolier. Questa serve per Francia, questo è il Muscadet, serve per le ostriche. È il vino delle ostriche. Vino questo è il vino delle ostriche, costa poco, 19 euro. Sì, sì, è una vecchia vigna, si trova anche qualcosa a meno, questo però è molto... Questi invece cosa sono? Questi sono i grandi vini dolci, sia italiani, i grandi Soave, Recioto di Soave, Recioto della Valpolicella, sia alsaziani, i grandi Grenoble, le Vendage Tardive, 46 euro, beh, qui, sì, qui, già cose molto particolari. Qui già cominciamo a ragionare. Sì. E poi però il vino dolce a me fa abbastanza orrore. Però si abbina con i dolci, oppure col foie gras. Se tu col foie gras forse ci metti... Forse hai ragione, ma sì. Beh, poi c'è... Dove siamo? Qui invece? Qui siamo in Champagne. Quella... Sono... E qui invece c'è Peppino di Capri dentro la bottiglia. Sì. Champagne per brindare un incontro. Un incontro. Senti... Con lei che già era di un altro, però attenzione. Senti, questo Fulvio. Cos'è? Questi sono le Severnay, sì, un grande champagne rosato. E poi c'è tanta Italia, sembriamo francofili. E questo cos'è? Saumur. Saumur costa solo 19 euro. Perché non è champagne, è cramant. Diciamo. Cos'è? Cramant. Cos'è il cramant? È un, sempre uno spumante metodo classico, ma non fatto in champagne, fatto in un'altra regione. Champagne è un nome che riguarda solamente i vini spumanti della Champagne. Perfetto. E qui? E qui il Lazio, i grandi rossi laziali, Valdostani, Valpolicella, ho capito, ma scusami, questo è... Cos'è questo? 65 euro? È un pinot nero tra i più... Di dove? Val d'Aosta. Val d'Aosta. Altissimo. E il Lazio dov'è? Lazio, ecco, il Colle Pazzo di Oleano Romano. Ho capito, però 14 euro contro 65 euro. Beh, dipende dalle tipologie. E qui vedi che scaricano intanto. Becchiamo il, becchiamo il trasportatore che scarica la grande. Cosa sta scaricando? Sta scaricando il Prosecco. Ho capito. Cos'altro mi vuoi mostrare? Ti voglio mostrare l'ultima cosa. Pernillo. Ecco, i grandi metodi classici italiani. Questo è un Trento DOC spumante metodo classico meraviglioso. Ma fammi vedere una bottiglia che è quelli che dice... Una delle più preziose per me... Della serie Anvedi. Il Barolo del commentator Burlò. Prendilo. Opla. Fatti vedere con la bottiglia. Eccolo qua, uno dei più... Per me, al di là del prezzo, è il prezzo... Conta. Il prezzo è 45 sì, euro. Conta e non conta. È una bottiglia per me molto preziosa perché è un Barolo vecchio stile. Che vuol dire Barolo vecchio stile? Cioè, fatto con la botte grande e non con l'uso della barricca. Non con la moglie. Sei orribile, Fulvio. Non sono orribile. Sei una persona orribile, dai. Questo per me è commozione, capisci? No. E quindi così. Ed è un buonissimo, è un grandissimo nebbiolo con un affinamento molto lungo in botte grande, veramente molto profondo, molto lungo, molto tridimensionale, come dico io. Prendine un altro per concludere. E allora... E chi è Ubarone? Ubarone è un grandissimo aglianico del Taburno, qui siamo in Campania. Un vino grasso, fruttatissimo, di gran corpo, si usa per le carni molto molto speziate, molto strutturate. Vabbè, niente, scegli un'ultima bottiglia così. L'ultima bottiglia, vediamo, un grande Valtellina.
Ma non l'abbiamo mostrato prima questo? Ma questo è un Valtellina sui terrazzamenti, questa è la famosa viticoltura eroica, su terrazzamenti molto... Eroica molto... perché? Perché è difficilissimo fare la vendemmia, è difficilissimo, non ci arrivano i trattori, si ci fa tutto a mano. Ci mandiamo gli alpini. Ci mandiamo gli alpini, gli fanno la vendemmia. Muri, quelli della prima guerra mondiale. E qualche mulo è ancora vivo, dai, ancora c'è qualcuno che porta i muli. E quindi queste sono tutte le realtà italiane e francesi dell'enoteca. Senti, ma a parte l'Italia, la Francia, l'Italia con le sue regioni, sì, anche la Francia, non ci sono altri paesi che si sono... Come no, Germania, ah, i grandi Riesling invecchiati. Va bene, mi piace questa etichetta, fammela vedere. Eh beh, del 92. Che vuol dire che è del 92? Che è stato fatto nel 92, è stata un'azienda fino all'anno scorso e poi l'ho comprato io. Sì, ho capito. È un bianco del 92. Vuoi dire che quello di quest'anno invece avrà un'etichetta? Sì, certo, siamo nel 2020. Fammelo vedere. Vedete, è un'etichetta commovente perché è proprio di quegli anni lì, quindi... Come c'è scritto? E questo è un Riesling, Urziger, Wurzgarden, Auslese, Riesling. Antonio Mazzitelli, PAC. Questo insegna il vino pure. A quelli che vogliono imparare il vino per fare buona figura in società, PAC.